Eh sì, i mi piace piacciono tanto a tutti. Ricevere un mi piace equivale a ricevere un apprezzamento e quindi è del tutto normale esserne lusingati. Un mi piace è un complimento che però detiene un altro aspetto significativo, la platealità. Un mi piace infatti è pubblico, tutti possono vederlo e questo ne va a rafforzare la sua valenza. Mi piace significa apprezzo la foto che hai postato, concordo con ciò che hai scritto. Mi piace significa vorrei essere anch'io in quel magnifico ristorante a mangiare quelle buonissime linguine allo scoglio che stai mangiando. Mi piace potrebbe voler dire vorrei anch'io un corpo come il tuo per indossare quel fantastico vestito. Se ci pensate bene, anche la sua raffigurazione, un pollice in alto per Facebook e un cuoricino per Instagram, veicola con forza il messaggio di approvazione e ammirazione. Quindi, oltre a essere cibo per l'ego, riflette anche un significato più profondo. Ed è proprio quello su cui fanno maggiormente leva gli influencer, ovvero l'essere il beniamino o la beniamina dei propri seguaci. Qualcuno da idolatrare, emulare e perché no invidiare. Ricordiamoci che il bisogno di essere apprezzati è insito nella natura umana. È una necessità presente nella piramide di Maslow. Dopo i bisogni primari, quindi fisiologici e di sicurezza, ci sono proprio loro, i bisogni sociali e di appartenenza, e quindi amore, accettazione, apprezzamento. Il mi piace sui social equivale al bravissimo scritto dalla maestra nel piedi pagina di un compito ben fatto. Questo esempio ben evidenzia come il bisogno di essere apprezzati nasce con noi e vive con noi, senza mai spegnersi. Subisce trasformazioni in base all'evolversi della vita, ma rimane sempre fervido. Essere lusingati da un mi piace quindi non significa essere narcisisti, ma semplicemente vedere un proprio bisogno naturale e umano soddisfatto. Il mi piace provocherebbe una sensazione di piacere anche alla persona meno narcisista del mondo. Credimi. Non dimentichiamoci inoltre che oggi attorno ai mi piace vi è un vero e proprio business. Vi sono aziende che sono cresciute e riescono a guadagnare proprio grazie ai mi piace, ovvero attraverso l'approvazione mediatica, che determina inevitabilmente la credibilità di quella stessa azienda. Il mi piace ha quindi una funzione positiva anche da un punto di vista lavorativo ed economico. Viviamo in una società in continua evoluzione, in continuo sviluppo e ad oggi il principale veicolo di marketing è proprio il social. Ed è importante che anche il mondo del lavoro si adegui a questo nuovo andamento di mercato, che si basa sul passaparola digitale e sulla pubblicità a mezzo social. I social network sono nati con l'obiettivo di connettere le persone, per far sì che potessero interagire costantemente nonostante le distanze fisiche. Nel tempo poi è diventato una sorta di contenitore di vita, una sorta di mondo parallelo, all'interno del quale l'alter ego di ognuno può agire sotto nostra diretta supervisione. Un mondo parallelo dove si può essere se stessi, o l'ideale di se stessi, oppure non essere se stessi, ma comportarsi secondo le regole ritenute socialmente accettate. Prevede quindi una possibilità di scelta che nel mondo reale non è invece concessa. Questo principio di libertà è ciò che rende il social così amato e affascinante. Ma psicologicamente parlando, cosa rappresenta un mi piace? Se Freud dovesse rispondere a questa domanda, molto probabilmente risponderebbe che il mi piace rappresenta un valido strumento per soddisfare il proprio narcisismo, che lui stesso definisce nel suo saggio Introduzione al narcisismo come un completamento libidico dell'egoismo, della pulsione di autoconservazione dell'uomo, insomma qualcosa del tutto normale e appartenente alla specie umana, che è ben evidente quando si è bambini, ma che rimane vivo anche se talvolta celato per tutto l'arco di vita, qualcosa dal quale è impossibile separarsi.
Sostenere però che nel concetto di mi piace vi sia solo un significato di approvazione è riduttivo. Occorre infatti andare più in profondità e comprendere il contenuto ancestrale dell'approvazione stessa e quindi del mi piace. Ottenere mi piace incrementa inevitabilmente l'autostima. La consapevolezza di aver ottenuto tanti like e quindi sapere che tante persone apprezzano e approvano i propri pensieri, le proprie idee, il proprio operato e i propri contenuti, viene percepito come presenza di supporto sociale. Il mi piace quindi a livello sociale ha una forte connotazione. Soprattutto nei più giovani, il successo ottenuto o al contrario non ottenuto sui social potrebbe essere valutato come uno specchio di popolarità all'interno del proprio ambiente sociale. E ciò è qualcosa che può davvero fare la differenza, determinando senso di inclusione e autostima o al contrario, esclusione e senso di sfiducia, qualora non si godesse di successo mediatico. Per finire, ricordati che non c'è nulla di male nel desiderio di ricevere quanti più like possibili alle fotografie o alle riflessioni che si condividono sui social network. L'importante è essere consapevoli che il proprio valore personale non è dato dal numero di like, perché quello appunto è solo un numero. Se vuoi leggere l'articolo completo, ti invito ad andare sul sito di psicoadvisor.com. Ciao, al prossimo video! Ah, non ti dimenticare di mettere like!